Ben trovati da Cotti d'Amore e buon Natale a tutti. Siamo alla quarta puntata e oggi conosceremo Rolando e Letizia. Vi ricordo che potrete seguirci direttamente alle Gallerie Auchan di Ancona, Fano, Porto Sant'Elpidio e Senigallia e potete inviare la vostra candidatura mandando un'email a info@fateventi.it. Come avete passato le feste? State ancora festeggiando? Vedo qua Babbo Natale. Babbo Natale, venga qua che facciamo gli auguri da casa. Vi ricordo che la coppia non si conosce ancora e si incontreranno questa sera a cena. Potremo seguirli all'interno dei negozi della Galleria Auchan. Io vi do nuovamente gli auguri e buon Natale e venite con me. Nome? Rolando. Maria Letizia. Età? 32. 28. Lavori o studi? Parlamene. Lavoro. Faccio il videomaker. E lavoro come operatore sociosanitario presso la residenza sanitaria di Montemarciano. Tre aggettivi che ti rappresentano. Simpatico, onesto e tutto da scoprire. E solare, impulsiva, al tempo stesso però riflessiva. Come vorresti che fosse il tuo partner? Vorrei che fosse una persona sincera, una persona semplice, coerente, onesta. Come persona romantico ma non troppo e vabbè, quindi dolce e forte. Sei emozionata per l'incontro? Un pochino. Sì. Come vorresti che fosse fisicamente? Fisicamente giusta, né troppo alta né troppo bassa. Oddio, fisicamente uno spera sempre che sia un bel ragazzo, però ecco, diciamo che non è una priorità per me l'aspetto fisico. Ti sei mai innamorato? Di recente. Ni. Quando è stata la tua ultima relazione? 5 anni fa. 2 anni fa. Com'è finita? È finita bene, in amicizia, siamo in ottimi rapporti. Vale. Chi comanda in coppia, l'uomo o la donna? L'uomo. 50 e 50. Sogni già una famiglia? Beh, ogni tanto ci penso. Sì. Ora vivi in famiglia? Attualmente sì, per metà sì. Sì. Ti manca la tua indipendenza? In parte ce l'ho. Beh, certo. Conviveresti o ti sposeresti? Ma io sono un po' tradizionalista, sono per il matrimonio, quindi mi sposerei. Oddio, forse prima conviverei, però anche l'idea del matrimonio non mi dispiace. Cosa ti aspetti da Cotti d'Amore? Mi aspetto di conoscere una persona molto molto simpatica, una persona che abbia tanta voglia di conoscermi e che mi faccia divertire. E di trovare l'anima gemella o comunque un amico, perché no? Allora, speriamo che sia amore. Speriamo sia amore. Grazie. Rolando, eccoci. Sì. Senti, io vedo che sei già pronto, preparato e abbigliato. Sì, sono già pronto, come hai detto tu. Perfetto. Senti, ascolta, però possiamo usufruire un po' di quelli che sono i negozi delle Gallerie Auchan. La ragazza che questa sera incontrerai si sta già preparando. Bene. Che dici, da dove iniziare? Iniziamo dalla profumeria. Benissimo, un buon profumo ci vuole. C'è qua Galeazzi, allora. Andiamo. Senti, lui è Rolando. Voleva scegliere un buon profumo. Avevi in mente qualcosa? Qualche tua preferenza? Io ho in mente Davidoff, ce l'hai? Beh, come? Ce l'ho proprio qui a portata di mano. Perfetto. Pronto? Pronto. Ecco qua. Ah, benissimo, perfetto. Grazie Christian. Andiamo. Senti, vedo Jadis, sì. Che ne dici di un po' di gel? Perché no? Ok, senti, questo profumo ti si addice proprio, ti piace? Sì. Molto, sì sì. Infatti è stata una scelta azzeccata. Vediamo allora per i capelli, andiamo. Perfetto, andiamo. Alberto, eccoci di nuovo. Senti, ti ho portato Rolando, così vediamo un attimo come potergli sistemare i capelli, che dici? Così facciamo uomo-donna, nella esatto. Stessa dimensione anche della donna. Perfetto. Tiriamo bene qui e facciamo questi ma ciuffi, sì, che richiama sì. Un po' Elvis Presley. Bene, e queste cose qui. Perfetto, bene. Prego Rolando. Rolando, allora, che mi dici di questa pettinatura alla Elvis? Ti dico viva Las Vegas. Ah, perfetto, infatti ti volevo chiedere se ci cantavi una canzone. Appunto questa. Senti, come sta andando il pomeriggio? Ma discretamente bene, sì. Sei ansioso per l'incontro? Un pochino sì, dai. Sì, Guarda, ci stiamo avvicinando e stavo pensando una cosa, visto che vedo un fioraio, perché non andiamo a prendere un regalo per lei? Sì, anche un piccolo bouquet, perché no? Bene, allora andiamo. Andiamo.
Agnese, ciao, ben trovata. Senti, oggi ti ho portato Rolando. Scegliamo un fiore adatto per l'incontro, che dici? Una rosa rossa, io direi che può andare bene, e, visto che siamo sotto Natale. Infatti, il rosso è perfetto. Ok, benissimo, grazie. Rolando, bellissima questa rosa, io penso che la ragazza sarà contentissima. Speriamo, dai. Guarda, tra poco è il momento che vi incontrerete. Lei intanto si chiama Letizia, te lo dico già. Ok. E io direi che se siamo pronti ti porto al ristorante così ci puoi aspettare. Va che bene. Dici? Ok, okay. Andiamo. Eccoci Rolando, allora guarda, io vado a prendere Letizia, ti lascio qua al tavolo e torniamo tra poco, ok? A tra poco. Allora Letizia, sei pronta? Sì. Noi abbiamo un intero pomeriggio, che ne dici se, che ne so, usufruiamo un po' dei negozi e ci prepariamo? Certamente. Vogliamo iniziare dal trucco? Penso proprio di sì. Guarda, vedo Galeazzi là, andiamo allora. Andiamo. Cristian, ciao, ben trovato. Senti, oggi ti ho portato Letizia, che lo stesso ha un incontro. Che ne so, ci pensi tu? Te la lascio. Ciao. Eccoci qua, Letizia, sei bellissima. Grazie. Cristian, allora, mi dici che cosa hai fatto? Sì, allora, per Letizia abbiamo utilizzato due colori che sta benissimo per i suoi occhi, che è il pervinca e l'ametista. Diciamo che risalta molto il suo occhio bello e nel complesso esalta la sua naturale bellezza. È vero. Io direi che possiamo ritenerci soddisfatti, no? Molto soddisfatti, vero Letizia? Come no, certo. Benissimo, grazie Cristian. Grazie. Letizia, allora, sei bellissima, ti piaci? Sì, mi piaccio. Ok, sono i colori che solitamente usi? No, solitamente tendo più a un trucco naturale. Ah, ok, beh, ci sta questa sera, è importante, quindi è giusto un colore più vivace. Certo, certo. Senti, che dici di passare in parrucchieria? Vogliamo provare un'acconciatura? Come no, senz'altro. Bene, andiamo. Ci arrivate Letizia, andiamo, entriamo. Alberto, salve, ben trovato. Le lascio Letizia, voleva fare un'acconciatura per la serata. Sì. Benissimo, perfetto. Allora gliela lascio. Vedremo quello che possiamo bene, fare. Bene, perfetto, accomodati. Letizia, allora, sei bellissima, ti piace? Sì, grazie. Vista, sì, sì, sì. Bene. Alberto, ci dice che cosa abbiamo allora, fatto? Abbiamo pensato di valorizzare il suo viso per dare molto volume nella parte sopra e tirare molto bene i lati. È una pettinatura che abbiamo fatto nelle sfilate di Jean-Paul Gaultier. Ah, e ci piace molto e penso che anche si adatta molto per il tipo di capello che ha la signorina. Anche per il viso, infatti. Certo, certo, certo. Scopre completamente tutto il viso, ha un bellissimo viso. Infatti. Questa è una nostra creazione, una creazione Jadis. Perfetto, grazie Alberto. Grazie a voi. Grazie. Letizia, allora, mi dici un po' come sta andando questo pomeriggio? Sta andando bene, mi sto divertendo e mi piace. Ah, bene, quindi non ti stai annoiando, che questo è importante. Esatto, la noia, okay. No, noia non c'è. Senti, c'è un po' d'ansia per l'incontro, che mi dici? Un pochino sì. Sì, e anche la curiosità, immagino. Esatto. Sì. Senti, che mi dici dell'acconciatura? Mi piace. Ti piace? Sì, sì, mi piace. È una cosa che avresti fatto oppure è solo una novità accolta bene, insomma? È una novità che ho colto subito al volo, ecco. Benissimo, perfetto. Senti, che vogliamo fare adesso? Che cosa ci manca? Ma i vestiti? Ah, l'abbigliamento. L'abbigliamento. Ho visto motivi, facciamo un salto? Come no? Ok. You might fight, but I fight harder. Might not be tough, but I won't fight pain.
Eleonora, ciao. Piacere. Ciao, piacere. Ciao. Senti, ti ho portato Letizia che vorrebbe scegliere un abito. Ci pensi tu? Certo, vieni con me. Bellissima, allora ti piace? Sì, certo, sì, sì. Perfetto. Senti, Eleonora, che sì. cosa le abbiamo abbinato? Allora, questo qui è un abito giovane ma elegante allo stesso tempo e sicuramente abbinato a una stola. Bellissima. In pelliccia. E ad una cintina, eccola qua, ad una cintina come questa che le risalta la vita. Beh, così direi è veramente perfetto, è bellissimo. Adatta ad un incontro come quello di questa sera. Benissimo, grazie mille Loretta. Grazie a voi. Letizia, eccoci qua. Allora, che mi dici? Dimmi un po' questo pomeriggio com'è andato? È andata bene, è stato impegnativo, via. Impegnativo. Sì. Sei stanca? Ancora no. Beh, poi siamo arrivati al momento dell'incontro, sei pronta? Sì, dai, ormai ci siamo. L'agitazione com'è? Ma ancora sotto controllo. E anche la curiosità, immagino. La curiosità non è tanto sotto controllo. No. Ok. Senti, che mi dici di quest'abito e insomma della, in totale come ti senti? Ti piaci? Sì, mi piaccio, anche se abitualmente non vesto proprio così, no? No? Sei però un po' più timida solitamente, quindi. Sì, forse sì, dal punto di vista estetico, sì, okay, sì, sì. Ok, perfetto. Senti, io direi che possiamo andare al ristorante perché lui ci aspetta. Ok, andiamo. Allora andiamo. Rolando? Sì. Guarda, ti presento Letizia. Ciao, Rolando. Letizia, piacere. Ragazzi, io vi lascio a cena e ci vediamo tra poco. Okay. Prego. Buon Natale! Sara, ciao, piacere. Ciao, piacere. Senti, che cosa avete preparato per i ragazzi? Abbiamo preparato la specialità. Una pizza bianca per lei e una pizza rossa per lui. Ah, benissimo, quindi qua fate pizza, giusto? Pizza, sì, la specialità dell'isola del ristoro. Benissimo, perfetto, grazie Sara. Prego, ciao. Siamo in attesa che i ragazzi finiscano per chiudere anche questa puntata. Io vedo Babbo Natale, quasi quasi vado a fare una passeggiata con lui. E siamo giunti alla fine di questa puntata. Io vi ricordo che potete seguirci presso le gallerie Auciana di Ancona, Fano, Senigallia e Porto Sant'Elpidio. E potete candidarvi mandandoci un'email a info@fateventi.it. Letizia, allora dimmi un po' com'è andato questo pomeriggio. È andato bene, è stato un pomeriggio interessante, divertente e anche un po' stancante. Quindi ti sei trovata bene? Sì, sì, sì. Benissimo. E vedo anche una bellissima rosa. Sì. Senti, invece Rolando, mi dici la cena? Era buona la pizza? Sì, la pizza era molto buona, così anche lo spumante mai provato come binomio assieme. Esatto. Ti sei trovato bene quindi? Sì, molto bene mi sono trovato, sì. Una giornata interessante direi. Diversa dalle altre, sì, interessante al tempo stesso. Benissimo, ragazzi, io non vi chiederò se vi siete piaciuti perché vogliamo scoprirlo all'ultima puntata a San Valentino. Vedo Babbo Natale vicino a me. Babbo Natale, vieni qua. Babbo Natale, io so che hai un premio per i due ragazzi. Allora, questo ragazzi è una cena offerta da Marche Maraviglia. Potete andarci insieme così vi conoscerete un po'. Grazie.
Noi facciamo gli auguri ai nostri amici da casa, buon Natale e buone feste, e saranno cotti d'amore? Vi ricordo che potete seguirci durante le riprese per tutto il mese di dicembre presso le gallerie Auchan di Ancona, Senigallia, Fano e Porto Sant'Elpidio. È arrivato Natale anche per Ancona e come ogni anno festeggiamo insieme. Per il mercatino di Natale, l'associazione Essere Felici e Fate Eventi ha presentato un Natale da dedicare a tutti i bambini e non solo. Abbiamo festeggiato in Piazza Pertini con Babbo Natale ed Elfi. Poi, in via 25 aprile, con tutti i negozi, musica, spettacolo e teatro presentato da Federica Zandri, abbiamo visto e sentito il tenore David Mazzoni, Casino Latino, Tango con Bruno Galdenzi, maestro federale, Giovanna Garretta, Ginger Fabrizio, Daniela Serrani. E poi ancora La Quadriglia con gli attori Marco Burini, Alessandro Gimelli, Pierfrancesco Pesaula e Gianluca Capomagi. E poi per finire sempre in Piazza Pertini Ancona Fashion 2014 edizione inverno, un varietà tutto da scoprire. Presentato da Roberto Cardinali in console con Matteo Gambioli DJ. Gli ospiti, alla voce la splendida e giovanissima Cecilia Sordoni. Teatro con Luciano Brocani, Cristina Antonosante e Sandro Brocani. Poi ancora animazione con Casino Latino. In passerella i capi di Next Fashion School, Terra Nova e le acconciature di Silvio Coiffer. Regia di Massimiliano Fuligni, Director Monica Picciafuoco, un evento firmato Fate Eventi che vi augura buon Natale e felice anno nuovo.